I carabinieri del provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un provvedimento con 11 misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti a vario titolo responsabili di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale su richiesta della locale DDA ha consentito di disarticolare un'associazione operante nel quartiere capo, in particolare la piazza di spaccio che è stata individuata in piazza Beati Paolo. L'indagine Cuncuma, che prende il suo nome dal termine utilizzato dallo scrittore Giuseppe Pitre, che indicava appunto un'associazione di gente non per bene, di delinquenti, ha consentito di stanare e di assicurare alla giustizia 11 soggetti che militarmente organizzati tra pusce e vedette gestivano lo spaccio nello storico quartiere del Capo. Il giro riscontrato è di assoluto rilievo. Si parla di oltre 100-150 cessioni riscontrate in un giorno, con introiti giornalieri di circa 1000 euro di varie sostanze stupefacenti per i quali sono stati effettuati sequestri, ovvero cocaina, crack, marijuana ed hashish, che hanno consentito di trarre in arresto 7 pusher e segnalare alla prefettura oltre 30 soggetti quali consumatori.